ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi una nuova puntata di questa rubrica in cui proviamo insieme per la prima volta il nuovo fondotinta di Pupa Active Light Creamy Foundation. Il fondotinta si presenta con un packaging lucido dove all'interno troviamo sia il prodotto appunto compatto che la spugnetta. Abbiamo 9,5 ml di prodotto, un PAO di 12 mesi e il prezzo consigliato al pubblico, quindi il prezzo di lancio è 21,90 €, però poi sapete che i prezzi comunque variano da profumeria a profumeria e poi dopo il lancio ovviamente il prezzo scende. Ci sono 6 colorazioni, il fondotinta è senza parabeni, all'interno anche un SPF 20 che non fa mai male ragazze. La coprenza, da quello che leggo, è una coprenza modulabile dall'effetto molto luminoso ed è indicato per le pelli da normali a secche. Proviamo insieme questo fondotinta e vediamo come si comporta. Io quello che voglio fare, come faccio solitamente quando faccio questa tipologia di video per quanto riguarda il fondotinta, è di provare su metà viso la pelle così neutra, quindi nuda del viso, solo con la crema idratante ovviamente applicata, mentre dall'altra parte correttore e primer, così vediamo un po' la differenza e come si comporta il prodotto. Come primer vado ad applicare un mix di due prodotti che sono sempre di NYX. Uno è il NYX Pore Filler che vado ad utilizzare in questa zona e in questa zona, diciamo sul naso, sulle guance e sul mento, dove sono le zone che ho più pori dilatati, e invece quest'altro primer lo applico sulla fronte e sulle guance. Il primer lo picchietto qui in questa zona, come vi ho detto, sul mento, sul naso. Ok, soprattutto sulla fronte, che ho bisogno di un po' più di idratazione, vado ad applicare questo che è più idratante del Pore Filler. Guardate qui, non so se notate la differenza. Come correttore invece vado ad applicare l'Instant Anti-Age di Maybelline, così molto velocemente. Non lo stratifico più di tanto, applico giusto un velo leggerissimo. Veniamo quindi al protagonista, quindi al fondotinta, e vado ad utilizzare la spugnetta presente all'interno della confezione. Allora, la consistenza è bella morbida, quindi non è un fondotinta molto, almeno così da quello che vedo, molto denso. Parto subito dalla zona in cui ho applicato il primer. Ah, come colorazione è bella chiara, quindi ottimo per le fantasmine come me. Non lo vado a tirare, ma appunto lo picchietto, perché credo che sia l'applicazione migliore, perché in questo modo va a penetrare nella pelle. Si sta fondendo bene sulla mia pelle. Già così comunque è andato a minimizzare le mie imperfezioni, cioè nel senso ha uniformato abbastanza bene l'incarnato. Vado adesso con questa spugnettina qui a prelevarlo, così lo applico bene sulle occhiaie. Con una spugnettina così come Beauty Blend, come la Beauty Blender, trovo che sia più, abbia un effetto un po' più coprente rispetto alla spugnettina presente all'interno della confezione. Allora, è comunque un prodotto che io vedo sulla pelle, ma alla fine ragazze io penso che quando si va ad applicare un prodotto sulla pelle è normale anche che un po' si veda, nel senso che stiamo appunto applicando qualcosa sulla pelle, non può essere totalmente invisibile, altrimenti non andrebbe a effettuare poi quello che è la funzione del prodotto. Però non è un effetto pesantissimo, è un effetto di un fondotinta normale. Però rimane molto, non è opaco, rimane bello luminoso, non lucido, luminoso, che è diverso. Come colorazione io direi che è assolutamente la mia colorazione, forse leggermente una puntina rosato, ma non più di tanto. Quindi questo è l'effetto dalla zona in cui abbiamo applicato il primer. Devo dire che da così a così non mi dispiace. Ora lo andiamo ad applicare da questa parte, nella zona in cui non abbiamo messo nulla al di sotto, e vediamo come si comporta. Quindi prelevo il prodotto e lo vado a picchiettare. Beh, ovviamente quello che vedo è che, come quasi tutti i test che facciamo insieme sul fondotinta, nella parte in cui non abbiamo messo il primer
il prodotto si incorpora meglio con il viso, con la pelle, perché appunto il primer rende un po' scivolosa la pelle, quindi anche il prodotto che andiamo a applicare al di sopra tende un attimino a scivolare di più. Mentre quando applichiamo il prodotto con la pelle nuda, chiamiamola così, il prodotto si appiccica meglio, ecco. Vado anche qui sugli occhiaie. Essendo un colore, diciamo, molto chiaro, ovviamente mi va a ingrigire le occhiaie, ma è normale, non è un difetto del fondotinta, proprio perché per la teoria dei colori, se applico un colore così chiaro sulla mia tipologia di occhiaia, mi diventa grigio. Però volevo giusto applicarlo per vedere lo stato e lo stadio, si dice così? Comunque, la potenza della coprenza di questo fondotinta. Stavo dicendo correttore, fondotinta. È bello come effetto. Io non so se riuscite ad apprezzarlo dal video. Ovviamente più lo lavorate e più si andrà a incorporare maggiormente con la vostra pelle. Forse è anche un po' chiaro per me questo fondotinta. Andiamolo a sfumare un pochettino. Secondo me perché avendo una puntina di rosato all'interno si nota un po' il distacco col collo, che è leggermente più giallino. Perché io ho la pelle che penso sia neutra, perché quando applico i fondotinta rosati si vede che sono rosa, quando applico il fondotinta sottotono giallo si vede che sono gialli, per cui io sono una via di mezzo. Pelettino, ma proprio piccolino, piccolino, più chiaro, poi magari uniformandosi con la pelle e col calore magari un po' cambia colore, diventa perfetto. Ho sempre quel problema classico, sapete, della mia fronte che ha le pellicine anche un po' sul naso e un pelettino me l'evidenza, ma questo me lo fanno tutti i fondotinta che utilizzo, perché appunto una pelle molto particolare, quindi se avete la pelle molto molto secca, in realtà toccandolo sento che comunque è idratante, però mi evidenzia un po' queste maledette pellicine. Avete un consiglio? Non so se soffrite anche voi di questo problema alla pelle, perché io la idrato tantissimo, faccio gli scrub, faccio tutto, ma comunque continuo ad avere queste maledette pellicine. Come effetto mi piace, è molto luminoso, non so se si riesce a percepire dal video, che non è appiccicoso, però ha questo effetto luminoso. Allora, quindi conclusioni finali e prime impressioni. Allora, come uniformità della pelle e coprenza mi piace. Ha un effetto molto luminoso, quindi non è super matte, quindi lo rende un tantino più naturale, però ha un'ottima coprenza. Da vicino ovviamente si nota che cede il prodotto sul vostro viso, perché comunque è un prodotto, un fondotinta compatto, non è un fondotinta fluido come l'Active Light in gocce, diciamo che è un fondotinta in crema compatto, quindi si nota leggermente di più rispetto a un fondotinta liquido. Però quello che penso io è che comunque quando si va ad applicare un qualsiasi fondotinta è impossibile che non si noti totalmente sulla pelle. Un po' comunque si vede che c'è del prodotto sulla pelle, ma penso sia una cosa normalissima, però non vi fa quell'effetto super mascherone. Io lo fisserò con una cipria, vedo un po' come si comporta stasera, perché me lo lascio sulla pelle e quindi vi faccio poi sapere giù nell'info box come si è comportato nell'arco di queste ore, se ho avuto problematiche o quant'altro. In linea di massima lo trovo un fondotinta dalla coprenza media. Poi è modulabile, ovviamente più lo modulate più diventa evidente sul viso, ma penso sia logico. E niente ragazzi, io spero che questo video sia stato utile, fatemi sapere in un commentino se l'avete già provato, se vi è piaciuto sul mio viso, se vi piace come effetto o anche le vostre prime impressioni appunto vedendolo in azione. Un bacione grandissimo e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!